l'intimità della sala, sei già pronto, è un piacere, un onore averti qui e avere soprattutto un'associazione del Sud Italia che possa far sentire sempre più forte la propria voce. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Perrotta per l'invito che ci ha fatto e come lui ci ha annunciato siamo un'associazione giovane nata da poco e siamo a livello nazionale, però nasciamo a Napoli e ci concentriamo maggiormente nel Sud Italia. E siamo un'associazione che si occupa di pazienti obesi ed ex obesi. Partiamo da questa slide, visto che noi abbiamo molte persone, diciamo, il problema principale che capita, che siamo contattati maggiormente da pazienti che hanno il problema principale, che si preoccupano di ingrassare dopo l'intervento. Quindi volevo partire da questa storia, che poi alla fine è la mia. E io dopo una visita chirurgica e una consulenza psicologica, che partivo da un peso di 210 kg, avendo anche un disturbo della condotta alimentare, problemi nervosa e bingiti, effettuò un intervento di inversione filopancreatica in open con un indice di massa corporea di 69,3, quindi rientrava in una fascia di obesità grande. A 2 anni dall'intervento ho raggiunto il peso di 90 kg con un indice di massa corporea 29,7. Non ero più obeso e le patologie circolatorie e respiratorie erano scomparse. Ho mantenuto per quasi 5 anni questo peso, ma non ero più seguito dal punto di vista nutrizionale. Nel tempo ho incominciato ad ingrassare fino a recuperare quasi 20 kg. Però senza aver risolto il disturbo alimentare e riportando problemi di malnutrizione legati a carenze di vitamine e minerali, a tal punto che avevo perso talmente la vitamina A che di notte non vedevo più. Quindi decido di affidarmi a un centro per la cura dell'obesità e disturbi del comportamento alimentare a febbraio 2016. E ho preso questa decisione perché avevo perso totalmente il controllo di gestire la mia situazione alimentare e il mio stile di vita, e anche perché non riuscivo più a controllare le continue abbuffate e quindi avevo paura delle conseguenze che mi avrebbero potuto portare. Da allora ho cominciato un percorso integrale, cioè un percorso con mezzo di sviluppo, di diagnostico psicologico, psichiatra, e con l'aiuto di un'area alimentare, di una della